Ciao a tutti, oggi ricetta a base di zucchine, visto che abbondano nel mio orto. Gli ingredienti sono scritti per esteso nelle info box sotto il video e nel blog. Ho lavato bene le zucchine, le privo delle estremità e le taglio a fettine, spesse mezzo centimetro. Le metto in un contenitore, dopo averle tagliate le distribuisco su una teglia da forno rivestita di carta forno a strati e vado a salare, a mettere un po' di pepe e dell'olio evo. Dopo averle distribuite tutte sulla teglia posso mettere in forno caldo statico a 200-220 gradi per 15-20 minuti. E mentre le zucchine stanno cuocendo preparo la besciamella, metto del burro in un pentolino sul fuoco e lo faccio sciogliere. Aggiungo la farina e mescolo. Tolgo il pentolino dal fuoco e metto il latte, piano piano, sempre mescolando. In tal modo non si formeranno grumi. Rimetto il pentolino sul fuoco, aggiungo del sale, della noce moscata e continuo a mescolare fin quando la besciamella non si sarà addensata. Prendo della mozzarella e la trito finemente. La metto in un contenitore. Prendo del basilico fresco profumatissimo e lo trito grossolanamente. Lo metto nel contenitore della mozzarella. Aggiungo anche uno spicchio d'aglio tritato finemente, del parmigiano reggiano e mescolo il tutto. Prendo una pirofila da forno e la ungo con del burro, sia alla base che sulle pareti. Metto della besciamella sul fondo ed inizio a distribuire le zucchine. Continuo con un po' di besciamella e dopo con il composto di mozzarella che ho tritato. Continuo mettendo le zucchine allineate, la besciamella ed il composto con la mozzarella, fino ad esaurire tutti gli ingredienti. E a questo punto metto in forno caldo statico a 220 gradi per 20 minuti. La parmigiana di zucchine è pronta, la lascio freddare 10 minuti e poi provo assaggio. E che dire, buonissimo, un piatto da provare. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condividetelo sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!